La grande pallavolo torna protagonista a Barbe Capelli questa sera con uno dei giocatori più importanti del volley mondiale che da quest'anno indossa la maglia gialloblu. Saluto con grandi piaceri Osmani Wantoregna, benvenuto al nostro programma. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, innanzitutto grazie, grazie all'invito, grazie a tutti. Come sono andati questi primi mesi a Modena? Bene, bene, diciamo che abbiamo fatto una preparazione intensa, lunga. Si è servito insomma molto bene, anche perché noi non siamo più in nazionale, quindi era giusto allenare così. Quindi adesso sono rientrati già tutti da 20 giorni e quindi niente, come avete visto. E a livello ambientale per te la città come? Molto belle, molto bene, la città mi piace, non me l'aspettavo così calda, nel senso i tifosi, la gente, molto appassionata di pallavolo, quindi bello. Senti, parliamo d'attualità, domenica è arrivata questa sconfitta, una brutta sconfitta insomma, che dopo le due vittorie al tie break nelle prime giornate, che cosa possiamo dire di questo passo falso? Oh, oddio, è stata una partita anche difficile da commentare perché non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco e grazie insomma anche all'avversario, no? Che ha giocato molto molto bene, ci ha messo pressione sin subito dalla battuta, non siamo riusciti a fare quello che noi siamo riusciti a fare nelle ultime due partite, no? Gare precedenti, però ci sta. E la cosa che non mi è piaciuta è secondo me l'atteggiamento, no? Che abbiamo messo in campo, perché noi siamo un gruppo giovane con qualche giocatore un pochino più esperto, quindi l'agonismo non deve mancare mai, poi per carità ci sta anche perdere, non è detto che non si può, però è il come, quindi ne abbiamo parlato su questa cosa qua e sicuramente miglioreremo.